In questi anni abbiamo asfaltato oltre i 100 chilometri di strade. Parliamo di naturalmente ricostruzioni complete di strade, ma anche di manutenzioni. Tutto questo fatto sia all'interno di quello che è la città, ma anche in periferia, perché anche in quelle strade meno trafficate i residenti, i cittadini hanno la stessa dignità di poter tornare a casa. Quindi spesso gli amministratori devono fare delle scelte con le risorse che sono disponibili, pensando ad una città tutta. Quando parlo di un intervento, parlo di interventi con materiali di qualità e con anche diversi processi, quindi diverse tecniche. Durante la fase dei carotaggi abbiamo verificato delle anomalie consistenti, le strade sono state rifatte dalle ditte interessate, per cui dico questo perché spesso la maggior parte dei cittadini, ed anch'io prima di entrare in ruolo non lo sapevo, non sono a conoscenza di quanto sia meticoloso veramente il lavoro dei tecnici prima di arrivare a realizzare un piano di asfaltature, sia per quanto riguarda il controllo della qualità dei materiali interessati, e questo va fatto insieme anche all'Università di San Marino, ma anche per tutto quello che è il processo successivo che è legato all'utilizzo di materiali di riciclo e nello stesso tempo alla lavorazione del materiale in base alle varie tipologie, diciamo, di asfaltature. Noi abbiamo stanziato 4 milioni più un altro 1,5 milioni. Adesso stiamo lavorando su un ultimo stralcio che appunto entro fine gennaio ci daranno la stimi tecnici, che riguarderà le parti che sono rimaste fuori, ma la zona industriale, per esempio, mi viene da dire che per quanto riguarda via Meda partiranno le asfaltature a primavera, via Turiati siamo intervenuti questi giorni con quello che è un ripristino parziale, ma anche questa sarà una delle vie, delle strade osservate nel prossimo piano di asfaltature. Verranno realizzate anche degli nuovi asfalti sulla via Einaudi dallo spartitraffico sino al distributore, così come nella strada, diciamo, del Brico e dei rispettivi parcheggi. Il cavalcavia lo abbiamo realizzato poco fa, dopodiché verranno realizzati altri asfalti che riguardano via Cacciafame, via Roma, via Vampa, via delle Brecce, via Fanella, vengono fatti dei risanamenti, via Mura Gustee, via della Giustizia, via Ugo Bassi, viale Cairoli, strada comunale Monte Schiantello, Vago Colle, viale Mariotti e piazzale Bunci, via Bellandra, via Galileo Galilei, via Fossa Sant'Orso, e questi sono tutti dopo i lavori che verranno fatti di moderazione del traffico nella zona di Sant'Orso, via Giusti, Piazza del Popolo, via Condotti, via Giannone, via Cuoco, dopo i lavori che appunto saranno fatti sull'acquedotto di Ase. Nel 2023 sono anche previsti dei nuovi tappeti stradali per quanto riguarda delle vie che sono interessate dai lavori di bonifica dalle reti di acquedotto e fognatura, e questi riguardano il quartiere di Sassonia, nella specifica via Dante Alighieri, parte di via Adriatico, via Gentile da Fabriano, via della Marina, via Caduti del Mare, via Perugino, via Giotto, via Campioni, via Manzoni, via Raffaello Sanzio. Anche la frazione di Sant'Andrea sarà interessata dai lavori di estendimento della rete idrica, e quindi di conseguenza anche rispetto alle asfaltature, e così il quartiere in prossimità della Comet è interessato da lavori di bonifica idrica e separazione delle reti fognale. Parliamo di via di Villa Giulia, via Tolentino, via Cingoli, via Osimo e via Fraghetto. È importantissimo che si sappia anche che laddove c'è un'attività di ripristino, purtroppo prima di procedere con l'asfaltatura occorre attendere 6 mesi, quello che è la parte interessata riesca a consolidarsi e quindi per poi coprirla con l'asfalto e non avere cedimenti, diciamo, posto. Tutto questo partirà da primavera in avanti, per cui ecco, questa è la conclusione dei soldi già stanziati, e per poi approdare a nuove strade. Chiedo di comunque a tutti i cittadini di rivolgervi al servizio AVR, che è il servizio che oggi quantomeno si adopera per la chiusura delle buche. È un servizio molto disponibile, che sta migliorando comunque la tempestività e anche la qualità del lavoro.